A me il termine sanatoria non è mai piaciuto. Da quando facevo il magistrato, adesso il sindaco, il tema condono e sanatoria non mi ha mai appassionato e sono termini che in qualche modo ripudio dal punto di vista giuridico e politico. Qui si è un po' confuso, si è voluto pensare che ci fosse una divisione sul tema della legalità. Quindi io voglio innanzitutto eliminare questo tipo di dubbio, quindi dare atto all'assessore Fucito di aver fatto un lavoro importante e che non ha nulla a che vedere con la sanatoria di fatti riprovevoli ed illegali. Oggi noi dobbiamo decidere su una legge regionale, che non è una legge voluta dal comune né una delibera comunale. Noi oggi dobbiamo decidere da un lato il contrasto senza se e senza ma a tutte le organizzazioni criminali e ai professionisti delle occupazioni abusive. Su quello ci sarà una guerra senza se e senza ma, tolleranza zero, e lo vogliamo fare d'intesa con le altre istituzioni preposte, a cominciare dalla prefettura, la questura e l'autorità giudiziaria. Su questo ho dato mandato già nelle settimane scorse di realizzare una struttura all'interno del comune perché lavori in questa direzione, dando innanzitutto legittimità e legittimazione e diritti alle persone che si trovano nelle graduatorie e quindi esaminare rapidamente tutte le domande ed affrontare invece con il senso di solidarietà e di vicinanza alle fasce deboli che ha questa amministrazione a coloro i quali hanno occupato nel passato per situazioni di indigenza e di necessità. Quindi noi non usiamo uno sgombero generalizzato, noi andremo a vedere caso per caso, quindi non sarà sanatoria ma sarà attenzione forte al diritto alla casa. Si apre una stagione politica nuova che è quella di garantire il diritto alla casa come uno dei diritti primari dei cittadini napoletani, perché ci troviamo a Napoli. Quindi no alla sanatoria, ma sì a posizioni di attenzione caso per caso, famiglia per famiglia, situazione per situazione, e questo lo faremo in collaborazione anche con le altre istituzioni. Non ci fermeremo al casellario giudiziario, cioè noi non diremo no solamente a chi è pregiudicato per associazione mafiosa, ma vogliamo andare a vedere anche i professionisti delle occupazioni abusive, gli intermediari, coloro che ricattano, quindi sapremo decidere caso per caso. Però su questo ho chiesto tempi rapidi, perché se andiamo con i tempi del passato ci vorranno 30 anni per esaminare 4.000 domande. Ce la si farà con l'attuale forza, anche il lavoro del comune, della macchina? Ce la dobbiamo fare, questo è quello che ho chiesto al dottor Auricchio come capo di gabinetto, ho chiesto all'assessore Fucito. Bene che ci sia stata anche una discussione in giunta, perché questo è un tema che deve appassionare, un tema che deve interrogare, un tema su cui ci deve stare un confronto laico. Invece noi siamo per un no secco anche per il tipo di legge che la Regione ha approvato, perché in questi giorni si è parlato poco per la legge assolutamente non condivisibile che ha approvato la Regione. Adesso noi dobbiamo invece fare presto, perché ci sono domande, ci sono aspirazioni, e noi vogliamo tutelare soprattutto i più deboli. Non è che possiamo consentire che venga tutelato chi si affidi alla camorra o chi abbia i soldi per affidarsi a qualche legale per fare ricorso. Questo è un tema che attiene, come ho detto prima, ha bisogni di persone veramente che sono... Scusi sindaco, che cosa non è condivisibile della legge regionale? Beh, la legge regionale sostanzialmente fa una sanatoria e ha sempre fatto le sanatorie, perciò mi sembra strano che oggi non si sottolinei questo aspetto. Il comune di Napoli è contrario alle sanatorie, noi siamo per regolarizzare le situazioni che possono essere regolarizzate, cioè noi sappiamo che cos'è lo stato di necessità. Dobbiamo sapere individuare chi sono le persone povere che magari in un momento difficile hanno deciso di occupare, tanto è vero che noi abbiamo una posizione laica da questo punto di vista, però dobbiamo essere più duri, e questo l'ho detto sia al capo di gabinetto che a Fucito, sugli occupanti di professione, sulla camorra, sugli interessi che ci stanno anche dietro alle occupazioni. Abbiamo visto anche qualche mese fa quando si cercò di occupare modo rocambolesco di notte alcuni edifici di ERP che si stavano completando a Ponticelli. Tra l'altro noi nei prossimi mesi consegneremo parecchi alloggi, questi alloggi vanno consegnati secondo regole, con graduatorie,
dando soprattutto risposte a chi legittimamente attende che lo Stato, in questo caso il Comune, si comporti in modo serio. La delibera Fucito, scusate, non dico più niente, va bene così com'è la delibera Fucito? Ma non so se adesso seguiremo una delibera, il tema non è necessariamente la delibera, adesso credo che il tema fondamentale è quello di esaminare da subito, poi può esserci sarà una delibera di proposta consiliare, ci sarà una delibera di giunta, io quello che chiedo da subito invece che il Comune, al di là della delibera, cominci ad esaminare con maggiore rapidità caso per caso. Cioè io credo che da questo punto di vista si scontano dei ritardi che vanno colmati. Sì, sì, scusi, sotto sto qua, sto qua. In che senso? Il giorno scorso. Da voi sì, perché 200 da qualche forza. Ma io sono abituato a essere sotto attacco, mi carico. Ti prendi mille prima. Sì, ma lei dice che non sarà una sanatoria, però nell'oggetto della delibera arrivata in giunta in questi giorni c'è scritto proprio sanatoria. Ed è un errore. Quindi è stato non è caso che è tornato il sindaco e ha chiarito alcuni aspetti. È necessario un atto prioritario per dare per è necessario? Prioritariamente per poter regolarizzare, come lei dice, chi ha occupato, è necessaria una modifica legislativa, perché se non si formalizza il sì alla regione, questo non è possibile. Attualmente la legge prevede che chi ha occupato abusivamente viene escluso dalle graduatorie. Tecnicamente cosa farete? Voi dovete dare un documento alla regione. Noi stiamo lavorando proprio dal punto di vista giuridico, perché questo è un tema tecnico e un tema politico. Cioè sinora le domande che mi avete posto erano di tipo politico. Giustamente, come dice lei, qui c'è anche un tema tecnico, cioè c'è un tema giuridico e tecnico sul quale stiamo lavorando, perché prima fase, cioè apparentemente, come diceva il suo collega, potrebbe essere scaduto il termine, perché cioè non si è fatto entro il 5 agosto, non si può più fare. Invece secondo noi non è così, noi stiamo lavorando tecnicamente e giuridicamente perché possiamo garantire assegnazioni regolari, annullando o riducendo al minimo le possibilità di ricorso, cerchiamo finalmente di affrontare un qualcosa che non si affronta da quando è stata presentata. Quindi la prima sanatoria. Quindi direte sì alla legge regionale, che è il passaggio... La legge regionale, noi non entriamo... Sindaco, il passaggio necessario. Guarda, cioè... Tecnicamente, io do l'indirizzo politico, tecnicamente ci stiamo lavorando per arrivare alla soluzione tecnica. A me quella legge regionale non piace, quindi dire sì a quella legge regionale mi costa un pochino. Quindi stiamo cercando di trovare una soluzione tecnica che consenta di perseguire l'indirizzo politico della Giunta, in particolare del Sindaco, cioè quella di discernere caso per caso, no alla sanatoria, ma nemmeno sì a sgomberi generalizzati, che tra l'altro sarebbero sgomberi sulla carta, perché abbiamo calcolato che ci vorrebbero 27 anni per sgomberare tutte le persone. Quindi lo sgombero generalizzato è anche inutile, è come dire un proclama al vento, ma poi noi siamo contro gli sgomberi generalizzati, perché sappiamo discernere l'occupante di professione dall'occupante di necessità. E lo faremo caso per caso, l'ho detto prima. Ma lei dice questa cosa, quanti sono in tutto? Quanti sono? Sono tanti, questa numeri precisi, calcolo, no, numeri precisi non ci sono, parliamo sui 4.500 domande, tantissimi occupanti, insomma sono la situazione, non è, perciò ho parlato di ci vorrebbero moltissimi anni, perciò bisogna creare una struttura idonea per fare questo in tempi rapidi, ed ecco perché noi abbiamo anche deciso di chiedere aiuto alle altre istituzioni, cioè questo tema dell'individuazione delle tipologie di famiglie non lo può fare solo il comune ha bisogno della prefettura, ha bisogno della questura e io direi anche dell'autorità giudiziaria, però non solo dell'autorità giudiziaria, perché a noi, non ripeto, sarebbe superficiale limitarsi solamente all'esclusione di alcune categorie perché colpite per esempio da procedimenti di tipo mafioso. Io penso che l'accertamento deve essere più approfondito, perché noi abbiamo contezza del fatto che sia un mercato degli alloggi popolari sotto il profilo delle occupazioni, cioè che le persone si debbano rivolgere ad altri per poter ottenere o protezione o alloggi. Questo mercato va interrotto e va annientato. Quando parlo di altri, si riferisce forse anche a qualche ufficio comunale che sbaglia o qualche dipendente? Io dico solo che bisogna fare meglio e più rapidamente, cioè questo tema va affrontato come priorità. Oggi il diritto alla casa, il tema degli alloggi popolari, dell'edilizia sociale, è un tema molto sentito, quindi noi lo vogliamo affrontare come priorità. Quindi anche se in questo momento difficile, la coperta è corta, non si possono pagare straordinari, il personale non sempre ce la fa, bisogna individuare delle priorità. Siccome noi stiamo per approvare il bilancio, ci approviamo in settimana,
ritengo che questo è un tema prioritario, cioè il patrimonio del Comune di Napoli, quindi anche gli alloggi popolari, l'edilizia, il diritto alla casa sono una priorità e quindi bisogna concentrare risorse umane e non solo umane che vadano in quella direzione. Sindaco, nel dossier di Narducci proprio sul tema case popolari venivano sottolineate delle collusioni tra amministrazione e camorra sostanzialmente nella gestione delle case popolari. Avete avuto altre evidenze da questo punto di vista? Innanzitutto apprendo una notizia da lei, Narducci ha fatto un dossier. Quanto cinque? Questa cosa vorrei avere un dossier, perché io non ho mai, non, per come conosco Narducci non mi sembra una persona che prepari il dossier, quindi escluderei e correggerei questa domanda, perché se c'è un dossier mi piacerebbe averlo. Narducci non mi ha mai consegnato nessun dossier, nemmeno Ruccillo. Ruccillo è stato 2 anni tra l'altro assessore al patrimonio e non mi risulta che abbia prodotto né atti particolarmente significativi né dossier. Il tema che ci sono delle collusioni, insomma, ci voleva Pino Narducci a dirlo francamente, anche un cittadino non magistrato sa che sul tema degli alloggi ci sono collusioni, ci sono stati temi molto delicati, ecco perché io su questo voglio di più. Tra le prime dichiarazioni che ho fatto stasera con voi ho detto che mi aspetto di più sul tema della individuazione tra le persone che meritano una tutela sociale e giuridica, anche da chi li vorrebbe invece cacciati via, invece da chi approfitta di situazioni anche utilizzando il potere camorristico. Se c'è un dossier fatemela vedere. Dal punto di vista politico oggi un consiglio è stato e tutti si sono schierati, diciamo, sì. Non si rischia di spaccare. Sì, su che cosa? La sanatoria, sì, aspetta, diciamo sanatoria. Sulla delibera di fucito. Si sono schierati, sì, federazione ha detto addirittura usciamo dall'aula, ma non può non prendere in considerazione l'indirizzo del Consiglio. Ma io penso che questo tema, io mi preoccuperei se su un tema come questo non ci fosse una dialettica, mi spaventerei, perché un tema come questo, la cosiddetta sanatoria, la legge regionale, il diritto alla casa, la camorra, gli inquilini, i sindacati, le occupazioni di necessità, è un tema che appassiona da sempre la politica, dagli anni 70 le borgate romane. Io sono molto appassionato di questo tema, io mi sarei preoccupato se non ci fosse stato un dibattito, quindi io credo che sia stato molto utile il dibattito in Consiglio Comunale di oggi, sia stato proficuo, io sono convinto che si troverà una sintesi. Sono molto fiducioso che ne usciremo rafforzati con una giunta che guarda i veri bisogni degli ultimi, delle persone, però che sa dire un no forte alla camorra e ai criminali che ruotano anche attorno a questo settore. Sì, a proposito di giunta, resterà così oppure insomma ha sentito la Tommaselli, ha parlato con Sodano in queste ore? No? Dopo Sodano ha parlato, il vice sindaco, la Tommaselli l'ho visto qualche giorno fa, deciderò entro Ferragosto sulla giunta. Una cosa che non è attinente, però c'era un appuntamento con De Laurentiis per lo stadio San Paolo, che succede? No, non c'era un appuntamento fissato, lui aveva dato la data su Twitter del 31 luglio, il presidente però aveva dimenticato di concordarla con me quella data e io non c'ero, quindi va benissimo, cioè, nel senso ci incontreremo sicuramente ad agosto, tra l'altro ci vedremo perché è una priorità. Lei ha idee in merito da lanciare? Non so. Per fortuna vedremo, però ne parleremo più presto. Sì, ma oltre al caso Tomaselli c'è anche un caso Claudio De Magistris, che dopo 2 anni passati a lavorare gratis per il comune, magari forse, anzi è sicuro, chiede anche lui magari di essere regolarizzato, di avere una remunerazione, uno stipendio, un qualcosa. Ma non c'è nessun caso, non c'è né un caso Tomaselli, né un caso Sodano, né un caso mio fratello, non c'è nessun caso. Non c'è un caso Napoli, ci sono, non lo so, non sono casi, non sono questioni di cui mi occupo io personalmente, non lo so, vediamo. Sindaco, dalla regione ok per il termovalorizzatore. Dove? Giuliano. Ecco, questo è un tema molto delicato. Voi sapete che la mia posizione, la nostra posizione in materia di rifiuti ambiente è contro gli inceneritori. Siamo stati a San Francisco, andiamo avanti in quella direzione, quindi se lei mi chiede la mia posizione è no agli inceneritori. Ovviamente il sindaco di Napoli ha competenze giuridiche sul proprio territorio, quindi sul resto può esprimere un'opinione, ma io non è che posso intervenire formalmente se decidono di fare un inceneritore a Parma come ha fatto il sindaco del Movimento a 5 Stelle oppure a Giuliano come vuole fare la regione. Io credo che oggi Napoli e la Campania hanno bisogno di impianti di compostaggio
è quello che io ho chiesto al governo e alla regione, finanziate, aiutateci a lavorare sugli impianti di compostaggio e alternativi all'incenerimento e dimostreremo che quella è la strada. È curioso che ogni volta che si sta per chiudere accordi, fare gare, lavorare sul compostaggio, escano queste notizie sugli inceneritori. Quindi questo è un tema politico, lo sappiamo, c'è chi è appassionato agli inceneritori, fatele a loro questa domanda perché noi siamo appassionati di altro. Se dovesse nascere la città metropolitana, però il sindaco di Napoli sarebbe certo. Anche di fatto sindaco di Giuliano. Non c'è dubbio. Quando accadrà avrò competenze anche formali. Esatto, questa è una domanda interessante. Quando accadrà io avrò competenze formali e nella città metropolitana di Napoli, se io dovessi essere, se il fato vorrà, il destino vorrà che io sarò sindaco metropolitano, non ci saranno inceneritori nella città metropolitana. Con il rischio che però già se lo trova in casa. Se... Ma sai, i tempi burocratici sono sempre lunghi. Sindaco, ieri abbiamo la trasmissione televisiva stasera, proviamo ancora sul campo. Le piace questa Napoli? Mi pare che si prefigura una grande squadra. Dispiace vedere che passando per Parigi ho trovato le foto di Cavani ovunque. Però insomma credo che il Napoli stia facendo una grande squadra. Devo dare atto al presidente di lavorare bene, sta preparando un grande Napoli, adesso dobbiamo fare insieme lo stadio. Io voglio che mettiamo rapidamente una prima pietra per lo stadio nuovo a Napoli, perché una grande squadra deve avere un grande stadio in una grande città come Napoli. Io preciso sempre, stadio nuovo significa riqualificazione del San Paolo. Dovrebbe essere così, sì. La bocciatura di questa delibera non è una bocciatura anche del moderato dell'assessore Cicillo. Ma non è stata bocciata la delibera, guardate, a parte che io non c'ero, voi lo sapete, e queste discussioni in assenza del sindaco sono sempre discussioni un po' viziate, non che non siano belle discussioni, anzi magari sono anche più dure, più franche, però insomma manca il sindaco che è eletto direttamente dal popolo. Non è una bocciatura, è stata ritirata. Secondo me si troverà un ottimo equilibrio, alla fine saremo tutti molto compatti. Si è sbagliato a parlare di sanatoria. Si è sbagliato a parlare di sanatoria, questi temi, anche il linguaggio ha una propria valenza. Noi siamo la giunta che siamo del no ai condoni alle sanatorie. Impostarla come una sanatoria ha fatto venire il mal di pancia a qualcuno che magari non l'ha nemmeno analizzata più di tanto, ma è giusto che ci sia un dibattito di questo tipo. Io devo dire, ho sentito tutti gli assessori e nelle argomentazioni di ogni assessore c'erano ragionamenti convincenti, perché questo è un tema ampio, non è un tema che può essere settorializzato o liquidato con una battuta, sia alla sanatoria, no alla sanatoria. Detta così, io credo che siamo tutti contro la sanatoria. Se uno dice sei favorevole o contrario alla sanatoria, siamo contrari. Se però andiamo ad analizzare, svisceriamo il ragionamento che abbiamo fatto prima. Sindaco, sulla sanità, l'altro giorno il presidente Tauroro ha detto che si è sentito abbandonato dai sindaci sulla questione dei lavoratori. Beh, io devo dire, ho letto con attenzione la dichiarazione di Caldoro, che detta in modo così generico la comprendo dal suo punto di vista, ma è infondata, diciamo, nell'accusa, oppure deve chiarire meglio, perché se parliamo per esempio di Napoli, io ho espresso parole molto chiare sulla sanità, anche molto critiche nei confronti della stessa regione. Mi sono anche assunto l'onere di voler essere più presente sul tema della sanità. Sono ad esempio da tempo, se andate a vedere le mie dichiarazioni, da mesi, sto dicendo che è in atto un depauperamento della sanità pubblica nella nostra città, che si stanno deteriorando presidi di sanità pubblica nel cuore della città, che la salute mentale non è garantita come una volta nei presidi. Allora, dire che un sindaco è silente di fronte a questo è sbagliato. Che i sindaci non siano in prima linea nella battaglia per la sanità mi sembra un'accusa ingenerosa. Forse Caldoro voleva dire, e se questo è il suo pensiero possiamo essere d'accordo, dobbiamo essere uniti per chiedere al governo, al mondo economico finanziario, alle banche di sostenere il momento di difficoltà della sanità. Però noi chiediamo a questo punto, io chiedo come sindaco di Napoli, garanzie da parte di Caldoro che non ci sia un piano, come mi pare in parte ci sia, di smantellamento, di ridimensionamento della sanità pubblica nella nostra città. Quindi rilancio da questo punto di vista, non sono un sindaco silente sulla sanità per nulla. Sindaco, tornando alle case, sì. Possiamo dire che stiamo cercando la soluzione tecnica per salvare certo. Capre e cavoli? No, qua non ci stanno né capre né cavoli, noi stiamo trovando la soluzione. Le capre sono i camorristi e le cavoli. Stiamo trovando una soluzione tecnica per dare respiro a un indirizzo politico.
L'indirizzo politico è quello che ho espresso prima, la soluzione tecnica è affidato all'avvocatura, al gabinetto, all'assessorato, in modo da poter trovare, appunto, contemperare quelle esigenze che sono dette prima. Perché le case sono notoriamente materia finita, sì. Darla a chi è occupato non vuol dire non darla a chi ha ugualmente diritto ma non ha occupato. E questo è uno dei punti di equilibrio che bisogna trovare. La prima garanzia bisogna darla a chi è legittimato giuridicamente ad avere una casa, ecco perché dicevo che una delle priorità è dare immediatamente corso alle graduatorie. Poi viene il diritto di salvaguardare posizioni consolidate nel tempo di occupanti, come ho detto prima, di necessità vere. Questi sono due diritti che entrambi noi vogliamo salvaguardare. Il primo è più importante, poi viene il secondo e poi ci sono gli abusi che invece vanno puniti, che fino adesso non sono stati ancora adeguatamente puniti. E su questo ovviamente noi avanzeremo delle proposte formali alle autorità che ho indicato prima, perché non è una battaglia che può fare solo il Comune ovviamente. Sindaco, lei ha ricordato il tentativo di occupazione a Ponticelli qualche sì. anno fa, quelle case però sono state completate in aprile, da allora la IACP paga la vigilanza e non vengono comunque assegnate. No, no, l'ho detto, nei prossimi settimane, nei prossimi mesi saranno assegnati molti alloggi a Ponticelli, nell'area nord, nella zona di Scampia, c'è un piano molto buono che sta portando avanti, che aveva portato avanti Pisco, l'assessore Pisco, adesso l'assessore Fucito, quindi il cronoprogramma sta andando bene, assegneremo diverse case, lo dobbiamo fare come lo dicevamo prima, dando innanzitutto risposta a chi ha diritto, secondo le graduatorie, ad avere degli alloggi. Sindaco, vediamo, significa che c'è la possibilità che venga regolarizzata la posizione di suo fratello oppure viene esclusa? Ma da voto? Questo... No, non ne parliamo, basta, non è un argomento, che non è un caso, non è, una, non è un ordine, non è all'ordine del giorno. Sì, ma non è all'ordine del giorno. Ma non è il mio fratello, è mio fratello, chiedetelo a lui, io sono il sindaco. No. Lavoro, esatto, a titolo gratuito, per adesso quella è la sua collaborazione, non c'è altro in programma. Quello sì, è quello rimane. Cosa pensa dell'intervista rilasciata al giudice di Cassazione Esposito in merito alla sentenza a Berlusconi? Ma a parte che devo dire, mi sono molto interrogato in queste ore e il dibattito mi sembra un po' surreale, perché per condannare una persona, ma pare evidente che la persona che viene condannata doveva sapere di una certa cosa, se no non può essere condannata. Quindi in realtà quello che ha detto Esposito, direbbe Catalano, un'ovvietà. Esposito ha sbagliato a fare intervista, perché un tema così caldo, insomma, non si fa un'intervista a distanza di qualche ora, quindi questo è sicuramente un errore perché il tema era esplosivo e quindi presta il fianco sicuramente, perché se è vero come è vero, perché poi il direttore del Mattino dice che è vero, lui continua a negare, diamo, diciamo, per buono che è vero, poniamo. Se facciamo conto che è vero, non si anticipano le motivazioni pubblicamente, quindi questo, se l'ha fatto, è un evidente errore. Poi è acqua calda, cioè, voglio dire, è un fatto chiaro, non puoi condannare una persona se non sapeva, avrebbero fatto un errore giudiziario, voglio dire. Quindi è chiaro, per condannarlo vuol dire che hanno ritenuto che Berlusconi era responsabile di quello che ha fatto, quindi stiamo parlando veramente del nulla, cioè sotto il profilo delle conseguenze di quello che ha detto Esposito è il nulla, ripeto. È un'intervista che non si doveva dare.